C'è l'amaro in bocca per una sconfitta che subito dopo il gol di Cruni ci pareva molto lontana. Sì, dispiace perché sapevamo di avere davanti una squadra molto forte con delle grandi individualità. Eravamo riusciti fino a poco dopo il gol di Rade a riuscire a mettere sempre, insomma, con dei movimenti giusti, a riuscire a mettere una pezza senza riuscire ad andare insomma, molte volte in difficoltà. Peccato perché comunque abbiamo preso il gol del pari dopo nemmeno un minuto. Dispiace perché su due palle sporcate, due palle di azione non corali, insomma, preoccupanti a parte la Lazio, abbiamo preso due gol. Paradossalmente nel momento migliore e per episodi sono arrivati i gol, perché fino ad allora l'Empoli aveva sì concesso, insomma, si era difeso con ordine, aveva fatto ampiamente la sua partita pensando anche che avevamo davanti. Sì, abbiamo fatto un primo tempo, un buon primo tempo, sapendo che comunque il potenziale offensivo che c'ha la Lazio, soprattutto nell'attacco, e potevano metterci in difficoltà con i cambi gioco, però abbiamo consumato tanto perché con tutti quei continui cambi gioco, però comunque a livello difensivo tutta la squadra ha reagito bene, ha retto bene. Poi nel secondo tempo, quando magari anche loro erano un pochino più stanchi fisicamente, si è riusciti a palleggiare molto di più, a fare il nostro gioco. Rade ha trovato un grandissimo gol. Peccato perché quello era il momento migliore nostro e abbiamo preso su due palle quasi innocue, abbiamo preso gol. Questo spirito è anche una classifica che, nonostante le due sconfitte, è sempre più che confortante per proseguire nel migliore dei modi. Sabato forse una gara assieme, insomma, poi il calendario riserva anche qualche sfida affascinante in più. Dispiace perché è una squadra che non guarda partita dopo partita, soprattutto non sta a guardare la classifica, però in questo momento dopo essere uscito a Sfaperdì con le ossa rotte, visto il risultato, ovviamente prendiamo un bicchiere mezzo pieno perché gli altri hanno il Crotone, comunque ha perso. Dispiace perché ti ho detto, veniamo un po' fuori con l'amaro in bocca, soprattutto per il risultato, per come è venuto. In tanti si stanno stupendo di come ti sei inserito nella squadra, sembra una vita, non 20 giorni che sei qui. Sto provando a inserirmi in fretta con i ragazzi, con il modulo del mister, piano piano sta andando sempre meglio, però c'è ancora da lavorare e tramite il lavoro durante la settimana provo a riuscire a trovare l'intesa più veloce possibile. Ciamarezza indubbiamente stasera, una sconfitta dura da digerire, anche perché una volta passati in vantaggio potevamo pensare di portarla in fondo. Sì, è un peccato aver preso gol subito dopo l'1-0, prendere gol dopo un minuto un po' ci ha buttato giù. È un peccato perché penso che se non prendiamo questo gol potevamo portare un risultato importante oggi a casa, sia per il morale che per la classifica. Davvero un peccato, però bisogna continuare a lavorare così. Ti hai visto dal campo, che gol ha fatto Krunic? Ha fatto un gol bellissimo, io stavo di lato, ha fatto un bellissimo gol e infatti sappiamo che Krunic ha questi colpi e peccato, come ho detto, peccato aver perso questa partita perché penso che meritavamo un punto. Meritavamo un punto, la prestazione c'è stata, si riparte inevitabilmente da qui. Sì, bisogna continuare a lavorare, a andare avanti. Abbiamo un ciclo di partite difficili in questo periodo, sappiamo che è difficile fare il risultato, però non dobbiamo abbatterci e continuare a lavorare con lo stesso spirito che lo stiamo facendo quando sono arrivato.